A Go si gioca su questa tavola che è fatta di 19 righe verticali e di 19 orizzontali, ma per spiegare le regole si usa una tavola più piccola, che è un 9x9, perché così si riesce a fare una partita d'esempio molto più in fretta e il gioco è sempre lo stesso. Le regole del Go sono solo due. La prima è che inizia nero e mette una sua pedina su un incrocio qualsiasi. Poi gioca bianco, diciamo qua, poi nero, poi bianco, poi nero, poi bianco, alternandosi. Prima di spiegarvi la seconda regola, però, vi dico qual è lo scopo del gioco. Allora, immaginate che questa tavola sia una cartina geografica molto astratta, dove gli incroci sono i luoghi e tutto attorno ci sia il mare. Allora, le pedine servono a disegnare dei confini su questa cartina, quindi Nero sta cercando di disegnare questo confine per circondare questo territorio e il mare fa confine, quindi il bordo della tavola fa già confine di suo, mentre Bianco sta cercando di disegnare quest'altro confine per circondare quest'altra zona. Alla fine della partita possono esserci tanti territori, alcuni di bianco e altri di nero, soprattutto poi su questa tavola grande, dove ovviamente il gioco diventa più complesso. E vince il giocatore che complessivamente avrà i territori più grossi. E l'unità di misura di un territorio è l'incrocio, quindi un incrocio, un punto. Quindi questo territorio che Nero sta cercando di disegnare vale all'incirca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eccetera, punti. Questi sono 9 per 3, quindi 9 per 3, 27 punti all'incirca. Quelli di bianco ovviamente sono un po' meno perché questa pietra non è qui, ma è più in basso e quindi perde qualcosina. Ora riprendo a giocare. Diciamo che Nero viene qui per provare a espandere un po' il suo territorio ed aggiungere qualche punto e evitare che lo faccia Bianco. Adesso Bianco, che sa che è un pochino indietro ed è naturale perché ha iniziato dopo a giocare, ha iniziato per secondo, cosa fa? Dice: se io dovessi rispondere qui, gioco una mia pedina che nel Go si chiamano pietre, le pedine, quindi se dovessi giocare una mia pietra qua e difendere, rimarrei indietro. Allora invece cosa faccio? Gioco di qua e così cerco di fare un mio territorio qui e se ci riesco non solo farò dei punti circondando magari questi incroci, ma poi tolgo tutti questi punti a nero a cui rimarranno solo questi e allora sarò decisamente in vantaggio. Nero, diciamo che si difende dall'invasione in questo modo. E adesso ne approfitto per farvi vedere la seconda e ultima regola, che è la regola usata per catturare le pietre. Allora, vedete che questa pietra bianca adesso ha un solo incrocio libero, che si dice una libertà. Anche questa pietra nera ha un solo incrocio libero, una libertà, mentre ad esempio questa pietra nera ne ha due, questa ne ha tre. Queste tre pietre nere che sono collegate, sono attaccate una all'altra, insieme hanno 1, 2, 3, 4, 5 e 6 libertà, e queste tre bianche ne hanno 3. Allora, perché è importante contare le libertà? Perché adesso tocca bianco. Se gioca qua e toglie l'ultima libertà alla pietra nera, cosa succede a una pietra o anche a più pietre quando non hanno più libertà? Vengono catturate. Bianco la prende, la toglie e la mette qui, a fianco alle sue. E a fine partita questa conterà come un punto per bianco, così come contano punti per bianco tutti gli incroci che va a circondare. Adesso bianco è riuscito nel suo piano, ha invaso e a nero è rimasto solo questo. Nero chiaramente è indietro come punti, e allora prova a fare la stessa cosa che ha fatto Bianco e invade da questa parte. Adesso vado un po' rapidamente alla fine della partita in modo da farvi vedere come finisce, perché ormai le regole ve le ho spiegate e quindi
è inutile fare complicazioni. Quindi diciamo che nero semplicemente si collega lì sotto, bianco lo spinge un po' indietro in modo da limitare il suo territorio, nero fa lo stesso di qui, poi bianco evita che nero si infili troppo da questa parte, nero gioca qui, che minaccia di andare qua e catturare queste due pietre bianche, quindi bianco difende, poi diciamo nero viene qui, bianco difende anche di qua, nero si infila lungo il lato, ormai non ci sono più tanti confini aperti, quindi bisogna proprio ritornare un po' verso i lati. Facciamo questa, qua. Adesso questa pietra è a rischio di cattura, no? Se bianco non fa nulla, nero gioca qua e la cattura, è un punto, ma quello che è più grave è che nero sponda il confine. Quindi bianco non tanto per questo unico punto, ma per non perdere tutti questi, chiude il confine, nero viene qui, bianco lo blocca, nero torna indietro per non farsi catturare con la pietra, che sennò avrebbe reso inutile la manovra. Adesso è bianco che spinge indietro nero, e dopo questa mossa di nero sostanzialmente non c'è più nulla da fare, perché se bianco dovesse giocare dentro i territori di nero verrebbe catturato, se nero dovesse giocare in quelli di bianco verrebbe catturato lui, i confini sono tutti ben chiusi. I due giocatori si guardano e dicono c'è più niente da fare e la partita è finita, per comune accordo. Ok, chi ha vinto? Allora, per contare quanti punti ci sono, quindi quanti incroci sono stati circondati, conviene spostare le pietre in modo da fare dei rettangoli. Quindi metto questa qui, chiudo questo, riapro questo, apro questo, chiudo questo e quindi i punti non cambiano. La pietra catturata da bianco a nero la metto qua, quindi conterà non come un punto in più per bianco, ma come uno in meno per nero. 2 per 9, 18, 19, 20 punti per nero. Bianco quanti ne fa? Metto qui questa. 3 per 4, 12, 13, 14, quindi 20 a 14 per nero. Sembra che nero abbia vinto, ma bianco ha iniziato per secondo ed è svantaggiato. E quindi, analizzando tutti i risultati di tutte le partite di Go, si è visto che se si dà a bianco una compensazione di 6 punti e mezzo, cioè bianco parte all'inizio con già 6 punti e mezzo, le probabilità di vincere o di perdere sono uguali per i due giocatori. Quindi bianco in realtà fa 14 più 6 punti e mezzo, 20 e mezzo, e vince di mezzo punto. Quel mezzo punto, diciamo, è una convenzione e serve per dire che se bianco è stato così bravo da recuperare tutto lo svantaggio di iniziare per secondo, gli si dà la vittoria. Quindi qui vince bianco. E a fine partita, per diciamo, educazione, i giocatori di Go si ringraziano per aver giocato ed imparato qualcosa insieme. Grazie.